grazie di avermi invitato a dire due parole di introduzione. Intanto porto il saluto al ministro Galletti, che mi ha telefonato puntualissimo alle 9:30 e purtroppo a Senigallia, purtroppo per quello che è successo, e quindi però durava, mi dispiace non essere presente perché è un convegno importante di studio. Tra l'altro mi riallaccio alle parole appassionate del prefetto Gabrielli, sia quanto si è riallacciato quanto il direttore del dipartimento diceva prima, una università come la Sapienza. Ricordo al prefetto Gabrielli che ne ha fatto un gentile cenno, che la Sapienza non è solo la più grande università d'Europa, ma abbiamo anche il piacere nel ranking internazionale in modo diversi ranking di essere giudicata l'unica italiana tra le top 100. È il numero 62, siamo scesi 4 anni fa, eravamo sopra 100, poi siamo scesi 90, 72, 62, con un po' di soddisfazione nel 2013 la prima università tedesca, che è il Monaco di Baviera, è il 66 dopo di noi, che ci riempie di questo tipo. E questo dunque anche al fatto che abbiamo intrapreso una strada importante, nel quale non solo valorizzazione della ricerca secondo gli indicatori di valutazione internazionali, non solo l'impegno sempre più grande nella didattica che deve sempre migliorare, perché lo studente, come diceva il direttore del dipartimento, è in realtà uno dei centralità della nostra azione, ma anche quella di confrontarsi col mondo esterno. Citavo lo spin-off, e questo è a vantaggio stesso degli studenti, perché così, oltre al sapere che studiamo, c'è anche un saper fare che costruisce le abilità professionali, che poi sono quelle che dovrebbero anche in periodo di grande crisi far trovare il loro lavoro una volta laureati. E mi riallaccio all'importanza di questo convegno e alla presentazione del libro che è stato fatto per richiamare ognuno alle proprie responsabilità. Lo sono quelli che producono cultura e la devono produrre in modo, così dire, laico internazionale, cioè non appassionato a singole idee, ma a quelle che poi nel confronto ne risultano vere e vincenti. Lo citava prima il prefetto Gabrielli dicendo, rispetto a degli stereotipi in cui noi crediamo, però in realtà c'è una realtà di tipo diverso. Lo citava a proposito dei terremoti, dicendo il problema centrale è la sicurezza degli edifici, non avere la sfera di cristallo che talvolta si rivela non in realtà coerente con le previsioni fatte. Citava, ci aspettavamo il terremoto lì, in realtà è venuto nella piana del Po, dove uno teoricamente pensava che non venissero terremoti. E lo viviamo anche noi. Quando sono diventato rettore, uno dei problemi era la sovrapposizione di giurisprudenza. Bene, è stato fatto purtroppo 20 anni fa un piano di ristrutturazione senza che fosse verificata la sismicità di quell'edificio, anzi si è scoperto delle pelle, perché una colonna di cemento armato che sta all'interno del palazzo arrivava prima al primo piano, ma anche al piano terra, quindi hanno fatto, quindi caricando l'edificio, poi questo ovviamente sarebbe incurvato. Infatti a settembre avremo la prima copertura, perché è finito il mettere, il far diventare antisismico l'edificio, che quando si fa l'edificio non si fa antisismico con un piano, ma tutto l'edificio, che comporta tutta una serie di problemi anche di disagio di questo tipo. E qui bisogna richiamare le singole nostre responsabilità. Lo siamo come tecnici o come ricercatori, che abbiamo il dovere di dire le verità. Lo siamo come educatori, nel senso che dobbiamo aiutare gli studenti a confrontarsi con la realtà. Lo siamo anche per quella piccola responsabilità che abbiamo noi come politici per dire la verità, perché la politica faccia il suo mestiere. Questo straordinario libro parte da una riflessione sull'antico, sulla piana del Tevere, dell'alluvione della piana del Tevere nel primo secolo d.C., dove essere stati dai tecnici, dove essere stata fatta prima allora la prefettura della piana del Tevere, che oggi c'è l'autorità della piana del Tevere, furono allora prospettati una serie di strumenti, di modalità di manutenzione, di correzione, in modo tale da mettere in sicurezza, come diremo oggi. Naturalmente si andò a scontrare con le municipalità, le quali compatti dissero di no. E qui viene poi uno dei problemi veri, nei quali, come si suol dire, è che tutti vogliono fare la loro, siamo tutti d'accordo, purché non venga fatto nel nostro continente, venga fatto nel continente di qualcun altro. Grande tematica nella quale l'incapacità della politica di decidere poi si confronta con le necessità di questo tipo e si arriva sempre dopo. Io come
molti sanno, sono medico, e noi diciamo che in molti casi la prevenzione è molto più economica, molto più efficace dell'intervento a posteriore di questo tipo. Un grande tema politico in cui questo convegno, che mette a nudo determinati fatti che sono stati, si sono verificati e che cosa si sarebbe potuto fare, mette a nudo, e quindi molto utile rispetto proprio a una riflessione che la politica deve fare. Io come i Gafoni, però sono arrivato stavolta in tempo e purtroppo devo andare via perché ne ho altri a seguire tutta la mattinata, quindi devo andare alla regione per la ristrutturazione del Policlinico, quindi mi scuso se appena parlato vado via, però vi ringrazio veramente per mi consentire di dire due parole, ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, a parte me, oltre al prefetto Gabrielli, che è la cui e passione nel mettere il suo impegno su queste tematiche è noto, e anche gli autori del libro che hanno scelto il nostro dipartimento per poi discutere con voi appunto di queste tematiche. Grazie veramente di essere.